chiedo di guardare qua dentro assieme a me. Rullo dei tamburi e opla. Questo, signore e signori e signorine, bambini e nipoti, questo è l'interno di un Mac Pro. È di un ordine quasi fascista. Cioè, è una cosa scandalosa. Tutto è perfetto, tutto è messo come cazzo Dio comanda. E ci stanno i cassetti, tu li tiri e tiri fuori gli hard disk. Tiri questo, ficchi la RAM, lo rimetti e hai finito. Tutto ordinato, non ci stanno 50.000 cose, 50.000 cose. Signori, questo è un computer. Computer vero. Un computer fatto bene. Dove c'è uno studio ingegneristico, uno studio di design, dove, come vi dicevo, design non è, ah, vedi che bello, design è pure questo, signore e signori, riuscire a ripartire gli spazi in maniera logica. E quindi questo è un Mac Pro, questo è fatto dentro. Tutti i cazzo di prodotti Apple sono fatti così, sono fatti bene, sono fatti come Dio comanda, quindi per questo costano quello che costano. Però una cosa che è fatta così non è che dopo due giorni aiuti, la pigli e la butti. No, signori, questo signorino qua, questa signorina, anzi, più simpatica, la chiamo signorina, io ce l'ho da quasi 3 anni e a me non mi passa manco lontanamente nell'anticamera del cervello di cambiarlo. Io questo almeno un altro anno o due mo tengo e funziona che va la spada. E io ci faccio cose mortali col computer. Io con il processore lo strizzo così, ci faccio succo di frutta del processore, ce faccio. Faccio 3D, faccio effetti speciali per la pubblicità, tutto. Quindi questo signorino qua è un Mac. Quindi io adesso lo tolgo, lo parcheggio di dietro e torniamo a noi. Tenete a mente sta cosa, come è fatta sta roba qua. Allora, adesso lo parcheggiamo qua, doppia fila. Io ripiglio la mia roba, piglio questo qua, piglio questo qua. Allora, piglio quelli fogli, se no non mi ricordo quello che. Allora, abbiamo visto come è fatto dentro un prodotto Apple. Il problema dell'antenna, torniamo a noi. Io devo fare un altro preambolo. Continuate a seguirmi perché io sono un cazzaro, però sta cosa me la so scritta e può essere che c'ha un senso. Qui è pieno di peli. Vedete il gatto, ve lo presento il gatto, mi avete chiesto, ve lo presento, non me lo scordo. Allora, come guadagnano soldi i siti internet, le riviste e le emittenti televisive? Dice, che cazzo c'entra? Mo ci arrivo. Allora, guadagnano soldi tramite la pubblicità. I siti internet guadagnano soldi tramite la pubblicità perché ci stanno i banner, tu clicchi e loro hanno delle percentuali. Se sono siti veramente importanti, per avere un banner in quel sito particolare devi pagare dei soldi, quindi non è un pay per click ma è una vendita di spazi pubblicitari. E in questo stesso modo funziona, io sto a studiare, funziona nelle riviste in televisione. Quindi gli spazi pubblicitari, nel momento in cui ci sono utenti, spettatori e lettori, hanno un valore. Quindi in questo modo i siti di 3 si pagano pieno soldi. Come si fa ad avere più utenti, quindi ad avere degli spazi pubblicitari da poter vendere a un prezzo più alto? Lo si fa pubblicando, parlando, facendo vedere, scrivendo notizie interessanti. In campo informatico, quali sono le notizie interessanti? Ce ne sono di tanti tipi. Una di queste sono notizie che facciano clamore sul mondo Apple. Quindi quando si parla di Apple, pure se frutta la cosa, si mette a parlare di Apple, pure se sta a parlare della Melinda, tutti, ah, vedi, è uscito un nuovo iPhone, che non lo spedisci, che non... tutti così. Quindi se parla di Apple, tutti, Apple, vogliamo sapere. Come si fa però a far clamore parlando di Apple? Se tu vai a D, la Apple ha uscito il nuovo iPhone, sì, tutti quanti vanno a leggere. Però se il giorno dopo vai a D, oh, Apple ieri ha fatto uscire il nuovo iPhone, chi te se ne cura? Abbiamo già detto ieri, l'hanno detto tutti, che cazzo? Che vuoi? Ho detto cazzo, non si dice cazzo. Quindi come si fa a parlare, come si fa a fare clamore di un'azienda che può vantarsi per iscritto, perché lo hanno stabilito, delle indagini di mercato indipendenti e lo vediamo tutti i giorni, cioè avete visto come è fatto dentro? Un'azienda che fa prodotti di una tale qualità, come si fa? Sputtanandola, semplicemente dicendo che il Mac Pro dentro è fatto una merda perché c'è sta cioccolato dentro, che tutta quanta della roba è marzapane. E tu scrivi una cosa del genere, la gente dice, ah, ma come? Ma sembrava che era una figata, invece è fatto una merda, è vero. Quindi il risultato di tutto questo è
che per averci soldi la gente si inventa le cazzate, o se non si inventa le cazzate, come si suol dire, da una caccola fa un panettone di merda, cioè da una cosa piccola così si girano attorno, si inventano, la gonfiano e fanno lo scoop, fanno clamore. Tutto questo per arrivare all'equazione che parlare male di Apple fa guadagnare soldi, fa guadagnare piccioli, fa guadagnare moneta, sesterzi, tutte queste cose qua, fa guadagnare soldi. Quindi, il motivo, quindi, fatemi capire perché se no mi perdo. Aggiungo, quindi, se a tutta questa cosa ci aggiungiamo, e qua è una mia invettiva personale perché ho lavorato nel mondo del giornalismo per 5 anni, non come giornalista, come designer, ma sono stato a stretto contatto con i giornalisti. I giornalisti bravi, seri, intelligenti, so pochissimi. La maggior parte, buona parte, un bel po' dei giornalisti, so degli sciagalli. E lo vediamo tutti i giorni in televisione, da qualunque. Appena c'è una notizia, qualunque notizia, non c'hanno il minimo pudore a mettere in piede in faccia a qualcuno per far notizia, per far parlare. Sono degli sciagalli. Esistono i giornalisti bravi, non dico che i giornalisti facciano tutti schifo, ma c'è sta una buona fetta della categoria dei giornalisti che sono delle merde, e qua mi dispiace dirlo così, ma sono delle merde perché sfruttano argomenti come, che ne so, la guerra, la fame nel mondo, la sofferenza della gente, tutte queste cose qua, e fanno notizia. E poi sono pure ignoranti perché non sanno scrivere, perché vendono le notizie al chilo, come si suol dire. E quindi, se ci mettiamo in tutto questo qua, il fatto che parla male di Apple fa guadagnare un sacco di soldi, e che chi dà le notizie è gente che non ha il benché minimo scrupolo come questo, io mi soffio un pochettino perché fa caldo, poi arriva da capire in che situazione ci possiamo trovare, cioè perché se parla così tanto male dell'iPhone, di qualunque prodotto Apple, perché parlarne male fa scalpore, quindi fa guadagnare soldi. Quindi, perché ho detto tutto quanto questo? Quindi questo per spiegare innanzitutto perché il problema dell'antenna sta facendo tutto sto casino, e perché arriviamo invece a quello che io vi voglio dire. Nessuno, né io, né qualunque altro incompetente, perché io sono un incompetente, io sono uno come voi che gli piace la roba della Apple, che, aspetta, adesso lo faccio vedere, che se mette il cappellino, che c'ha la tazza, che c'ha l'iPhone, che c'ha le cose, siamo incompetenti, siamo tutti degli incompetenti, buona parte di noi, tu soprattutto, tu sorella pure, quindi siamo degli incompetenti, non possiamo dire l'antenna dell'iPhone funziona, è perfetta, se è di una stronzata, non possiamo dire l'antenna dell'iPhone no, non funziona, sei una merda, perché? Perché non siamo ingegneri, non capiamo un cazzo, siamo degli utilizzatori. Quello che vi posso dire io personalmente, e che vi possono dire tante altre persone che usano l'iPhone, membri di Spazio, membri di gente di Facebook, di YouTube, di tutto il mondo, di Twitter, perché se mi scordo Twitter mi venano. Io l'iPhone 4 ce l'ho, lo uso, se non mi avevano detto sta cosa io non ci avrei neanche lontanamente fatto caso, e vi dico di più, dopo che me l'hanno fatto notare, io ci ho provato a tenere l'iPhone a quel modo. I miei personali test, assolutamente così, terra-terra, sono stati del tutto incongruenti. Cioè, delle volte lo tenevo a quel modo lì, allo stesso modo, e le tacche scendevano. Delle volte c'erano due tacche e le tacche salivano. Quindi, io non vi posso dire se l'antenna dell'iPhone funziona o non funziona. Non lo possono dire le altre persone, cioè, con certezza assoluta, perché nessuno di noi ha testato tutti gli iPhone, né li ha prodotti, né li ha concepiti da un punto di vista ingegneristico, e soprattutto non possono dire una cosa del genere dei messaggi della gente di cui io leggo i messaggi su internet, che probabilmente hanno il Nokia cacca, e vengono a dire: ah, ma tu spendi 700 euro per avere un telefono che manco telefona? Sì, vabbè, ci siamo capiti. Chi però ci può dare delle informazioni, perché non è che voglio dire stiamo a parlare di cose trascendentali, voglio dire, il telefono è fatto di ferro, è fatto di plastica, di vetro, cioè, non è una cosa che è impossibile. Ci possiamo fidare di qualcuno che faccia dei test e che sia